Operai, impiegati, imprenditori, liberi professionisti, tutti incensurati, residenti a Teramo, Penna Sant'Andrea, Basciano e Torricella Sicura. Era questo il giro dei clienti ai quali Franco Caviti, 51 anni, carabiniere appartenente al comando provinciale di Teramo, spacciava cocaina purissima, a volte anche in caserma. Dopo 6 mesi di indagine molto delicata, coordinata dal procuratore Davide Rosati, gli stessi carabinieri del comando provinciale teramano hanno indagato 6 persone ed eseguiti 3 arresti domiciliari per spaccio di cocaina emessi dal GIP del Tribunale di Teramo, Lorenzo Prudenzano, su richiesta della Procura della Repubblica. Tra gli arrestati il loro collega. In esito a questa vicenda, l'altra parte di particolare rilievo è il fatto che in occasioni come queste l'arma dimostra di avere nel proprio interno la capacità di rilevare queste situazioni critiche e di muoversi per rimuoverle immediatamente. Questa indagine è stata condotta proprio perché vi erano sospetti sulla condotta di questo militare e l'arma è intervenuta immediatamente senza tirarsi indietro e vincendo tutte le condotte elusive che il militare teneva per sottrarsi ad eventuali indagini. Come dicevo prima, questa è la dimostrazione che l'arma, gli anticorpi li ha, sono molto efficaci e sono non solo tempestivi ma immediati e rimuovono immediatamente situazioni di imbarazzo come poteva essere questa. L'indagine sul carabiniere Pusher avrebbe messo in luce che Caviti, vice brigadiere alla stazione di Castelnuovo Vomano, spacciava solo per garantirsi le dosi che lui stesso consumava. Il suo tenore di vita, infatti, non era cambiato. Gli altri 2 arrestati sono Roberto Tarquini, 46 anni, e Antonio Tortella, di 36, entrambi già noti alle forze dell'ordine per spaccio di stupefacenti.